Un dialogo. Ciao, io sono Stefania e tu come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo, sono di Roma e abito a Firenze ora. Io invece sono di Bologna e sono qui per lavoro. Che cosa fai? Sono fotografa e giro parecchio. E tu che fai? Io sono al terzo anno di giurisprudenza. Hai quasi finito allora? Eh sì, meno male. Una telefonata. Pronto, Lisa? Sono Marta. Oh, ciao, come stai? Bene, grazie, tutto ok, ma mi serve il tuo aiuto. Dimmi. Ecco, si tratta di una ragazza di cui non ricordo il nome, ma che tu conosci sicuramente. Dove l'hai vista? Cosa fa? L'ho vista ieri sera. Era con Roberto, sai, l'ex di Sonia, te la ricordi? Ma era quella mora che non apriva mai bocca, di cui ridevano tutti? No, quella era Rita. Sonia era quella alta, bionda, con cui volevano stare tutti, che però non se n'è mai accorta. Ah sì, la ragazza per cui Giorgio ha mollato la fidanzata. E di chi non ricordi il nome? Ah, già, è piccolina, capelli lunghi. Se non sbaglio, lavorava nel negozio di tuo zio. Effettivamente ce n'era una piccolina, carina, che sorrideva sempre. Era molto brava con i clienti, una commessa in gamba su cui mio zio contava, visto che lui era spesso assente. Mi sa che si chiamava Emilia. No, la ragazza di ieri è un tipetto timido, grigio, di cui non ci si fa quasi caso. Ah, mi sembra di ricordare un'altra cosa. Ti ricordi il gruppetto intorno a Marco verso la fine della quarta? Sì, ma erano sempre i soliti che si conoscevano dall'asilo. Infatti, e c'era anche Enzo, per cui avevi un debole allora. Mamma mia, come volano gli anni. Eravamo ragazzini, ma sì, hai ragione. E allora? Beh, ogni tanto portava una bimbetta di cui si doveva occupare, che gli stava sempre attaccata. La piccola Deborah, che peste che era. E che c'entra con Roberto? Mi sa che è proprio lei. La piccola Deborah, la nuova fidanzata di Roberto. Grazie Lisa, lo sapevo che avresti risolto questo enigma. Ciao, ciao ciao.